L'attacco del ciclope. Aveva ragione qualcuno in live l'altro giorno dicendomi che siamo già vicini alla fine del gioco. Io mi ricordavo che ci fosse almeno uno o ancora due livelli prima del ciclope. Invece no, siamo già arrivati qui. Siamo già verso la fine in pratica. E questo purtroppo è un altro di quei livelli a scorrimento. Questo tra l'altro molto più difficile del primo che abbiamo affrontato. Purtroppo in questo livello ogni persona che ci viene addosso è, esatto, è un ostacolo. È un ostacolo e dobbiamo praticamente evitare qualsiasi cosa. E se vedete, tra l'altro, Ercole è un pelo scolorito, è un po' grigiastro, perché qui nel film è il momento in cui Ercole aveva fatto il patto con Ade. Vediamo se... ecco qua. Il patto con Ade e Ade... vediamo se... no, non sono riuscito. Gli aveva tolto i poteri in questo momento. Fermo, fermo, fermo. Vai. Sì, ma lui con molta calma, tra l'altro. Fermo. Troppo presto. Cioè, troppo tardi mi sono fermato. Che poi io sto prendendo le monete, ma in questo livello le monete sono... il meno del problema alla fine. Io tra l'altro sto cercando di andare lento per evitare tutte le persone che mi vengono incontro. Ecco qua. Tra l'altro scarponcini, andiamoli a prendere. Ecco qua. Non so che cosa ho preso, però ottimo. Fermo, fermo, vai. Di nuovo gente che mi viene incontro, monete irraggiungibili se non vai veramente a due all'ora. Ho visto una bibita, quindi esatto, eia. Cerchiamo di prendere questa magari invece che le monete, che sì, vabbè, aia. Le monete sono importanti e tutto il resto, però mi sa che i punti salute hanno un'importanza un pelino maggiore in questo frangente. Di nuovo monete irraggiungibili se non va a una certa velocità. Bibitozzo, vai piano. Perfetto, e vai di qua. Che poi... allora, io non so come funziona in questo gioco la quantità di monete, però in sostanza, almeno nei percorsi tipo questo e quello del primo livello, tu hai due percorsi e in teoria comunque qualunque percorso tu faccia vale per, diciamo, il 100% di monete raccolte. Però in alcuni punti davvero fai fatica anche solo ad andarle a prendere. Tipo qua, ciaone. Come cavolo devi fare a salire? Ciao, ho dimenticato la R. E evitare nel contempo anche le persone è difficile. No! Ma avevo saltato, dai, non è possibile. Dai, questa è stata ingiusta, sta morte stupida. Che tra l'altro non so se me l'ha contata come morte o no, perché mi sembrava che avevamo già 5 vite. Forse mi ha fatto solo ricominciare perdendo un po' di salute. Affrontami. Aspetta un minuto che vado a prendere il vaso che prima ho dimenticato. Più che altro ho bisogno di nuovo di bere. Vai via. Ciao. Ercole, un attimo. Sto arrivando. Bastone carota, anche tu. Vieni fuori, sto arrivando. Calmino un attimo tu, eh. Ok. Questa bibita purtroppo è stata inutile perché di nuovo qua ora crolla tutto, perfetto. Che poi se tu non ti ricordi dov'è che crolla. Ciao. No, dai, l'avevo preso. Ma per tanto così di pixel l'ha mancato, maledetto. Che se poi tu non sai dov'è che crolla o non ti ricordi,
o appunto come è successo a me poco fa, ci sei già sopra mentre sta crollando. È inevitabile, purtroppo. Qua non so se ci sono bibite, quindi affrontami. Ok. Correte, vermi. Dai! Ma culo di nuovo. Questa volta l'abbiamo persa la bibita perché mi è venuto incontro qualcuno e non ho fatto in tempo a virare per prendere. Ciao. No, qua sono andato io velocissimo, io sono andato proprio contro. Dai che forse non manca molto. Strisciate vermi, vai. Mal. Ah, se vado contro le persone mentre sono in velocità. Vaffanculo. Pensavo almeno le passasse. E tanto mi sa che il livello, a livello di monete e di vasi, lasciamo perdere totalmente. Ma perché la gente deve sempre stare nel mezzo alle scatole? Dai, che palle. Qualche bibita? Eccola là, forse ce la facciamo, forse ce la fa. Ecco fatto. Oh, a parte la caduta nell'oblio di poco fa, in realtà stiamo andando tecnicamente bene. Qua crolla. Ecco fatto. Altro vaso che tanto mi sa che li ho mancati tutti, perché io ne ho preso solo uno. Questo è il secondo. Calmo. Calmo, vai. Più a destra. Ok. Dai che ce l'abbiamo fatta. Livello completato. Senza neanche morire in teoria, perché non sono sicuro che la caduta nel fosso me l'abbia contata. Non credo, però. Infatti abbiamo mancato 3 lettere. Non è neanche tanto, ma non è purtroppo poco. Vediamo la percentuale. Regola numero 96. Mirare! No, ma me lo aspettavo.